Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club, lunedì di chiacchiere di basket per parlare veramente di questa Virtus e di questa Fortitudo, reduci da due successi, la Virtus con Napoli, la Fortitudo con Cividale e ovviamente per parlare dell'Eurolega perché arriva la settimana che cambia gli equilibri, che forse servirà veramente a farci capire se la Virtus è guarita da quella flessione di cui tanto abbiamo parlato, flessione che la Fortitudo non ha avuto, anche se qualcuno ha avuto, tra virgolette, l'ardire di chiedere a Caia se la sconfitta di 100 era l'inizio di una crisi. Altro che crisi, la Fortitudo viaggia alla grande e conquista anche la finale di Coppa Italia che si disputerà a Roma. Ovviamente potete interagire con noi, vedete il numero in sovrimpressione 345-56-90-682 in compagnia di Luigi Balduini e di Max Cocchi. Buonasera a tutti. Siamo pronti per parlare innanzitutto della Virtus perché non mi piace dare una preminenza al campionato. Io dico sempre Basket City, se capita di parlare prima della Fortitudo lo si fa, non è che il tema mi tocchi più di tanto. Però al di là della vittoria con Napoli, bella partita, spettacolare, le due squadre facevano capire che sarebbe andata così, non a caso ho puntato l'over e ci ho preso, ma al di là di questo io parlerei di quello che sta per arrivare. Barcellona, Belgrado. Che mi racconti, Max? Secondo me sono due impegni che per la Virtus attuale sono proibitivi. Barcellona, tra l'altro, allora, io l'ho vista venerdì contro Milano, onestamente non mi ha fatto questa impressione, questa impressione spaventosa. Però, vedi Jack, quando si dice, quando della Virtus si parlava nel momento forse peggiore, proprio in cui si è toccato forse il fondo, quando ne ha presi 17-18 contro il Maccabi, ne ha presi 23-24 in Turchia, che è stato probabilmente il momento in cui si è toccato il punto più basso, in cui si diceva questa squadra è morta, non sta giocando, cioè anche il Barcellona perde di misura a Milano, di fatto il Barcellona cosa ha giocato? Avrà giocato 10 minuti a Milano probabilmente. Ha fatto 10 minuti di pallacanestro, perché per 30 minuti sì, ha guardato. Sì, fondamentalmente sì. Per poco vince. E per poco non la vince. Però questo per farti capire quanto... Diciamo che se l'è giocata, vincere un'altra cosa. Sì, quanto ha perso di 4-5 punti, però voglio dire, si è rifatta sotto pericolosamente, sì. Ecco, mettiamola così. Beh, diciamo che alla fine hanno avuto... Cioè, col gioco dei liberi, se Milano avesse sbagliato anche un libero in più, avrebbe avuto anche la palla per poter andare supplementare a Barcellona. Ti dico, infatti. Però diciamo che il rendimento delle squadre, comunque vediamo il Real che va a prenderne 25 in casa del Maccabi, sì. In casa, insomma, a Belgrado. Nel campo neutro del Maccabi, voglio dire, ti fa capire come siano ondivaghi, possano essere ondivaghi i rendimenti, come a volte le squadre vadano in campo, non dico prendendosi un turno di riposo, ma comunque cercando di contenere, di limitare, di amministrare le energie. Lo ha detto lo stesso Banchi, ha detto non si può giocare con questo ritmo. Cioè non si... Mike James non è d'accordo. Mike James non è stato d'accordo, ma secondo me Mike James poi dopo si dimentica di dire che magari ogni tanto, quando c'è la stagione di Eurolega, decide autonomamente di prendersi un turno di vacanza pur restando in campo. Cioè vaga per il campo, pascola per il campo, ma di fatto non fa un piegamento in difesa e cammina avanti e indietro per il campo, di fatto si prende un giorno di vacanza, anche se ufficialmente va a referto. Perché se tu mi vieni a raccontare che il lavoro per la stagione lo fai nell'off season, cioè l'off season che sarebbe la preparazione tradotta, sì, in italiano, la preparazione ti dura un mese. Ma allora, innanzitutto la preparazione di un mese, pensiamo ai nazionali, non l'hanno fatta. Cioè sono venuti fuori dai mondiali, si sono presentati in raduno e hanno fatto schemi, hanno cercato di imparare il playbook nuovo di Banchi e Banchi oppure Messina nel caso di quelli che andavano a Milano. Non è stato un caso che Melli tra novembre e dicembre non è che abbia fatto sfracelli. Non è un caso che anche Paiola abbia avuto nel periodo tra novembre e dicembre un periodo che non era al 100% della condizione. Cioè è fisiologico, ma questo succede da anni, che i giocatori che giocano europei o mondiali non fanno preparazione, ma gli allenamenti li fanno grossi, li fanno in agosto per preparare l'impegno con le nazionali, a dicembre, gennaio o novembre, insomma prima o poi, gli arriva il calo. Ci sta. Allora, intanto arrivano un po' di messaggi.
A marzo ci sarà la Coppa Italia di A2. Secondo voi l'EFE avrà novità in panco o giocherà ancora così? Si andrà a tastare se Cantù o Trapani sono giocabili o no? Intanto ne ha persa solamente una, Trapani, ha vinto anche con margini ampissimi. Le tue impressioni? Le mie impressioni sono che la Fortitudo, se tornerà sul mercato, come penso, tornerà sul mercato fra un mese e mezzo, non, a meno che non ci siano dei saldi di fine stagione in corso in questo momento. Comunque la Fortitudo rientrerà sul mercato attorno a fine marzo, secondo me a metà marzo. È chiaro che qualsiasi innesto venga fatto dovrà essere un innesto di qualità, perché allora, però, non bene. Ha bisogno questa Fortitudo di allungare una panchina, adesso ha bisogno però, di allungare il quintetto. Siamo pratici, perché prima si diceva rinforziamo la panchina. Adesso si comincia a fare un ragionamento diverso, perché tu vedi che questa squadra di mercato ne parlavi 3 mesi fa. Adesso la squadra sta facendo una super stagione, il gruppo va. Che giocatore vai a prendere per questa Fortitudo? Cioè tu dici, Morgillo e Sergio, riponiamo, non sono abbastanza competitivi. Prendo un cambio, poi voglio vedere tutti sti pivot migliori di Morgillo che fanno i cambi in Serie 2, perché fai fatica a trovarne dei titolari buoni, per cui figurati. Però si trova, intendiamoci bene. Che tipo di profilo si va a prendere? Un uomo da quintetto? È credibile? Cioè un uomo, l'altro anno hai preso Adrian Banks, è un uomo che potenzialmente ti sovverte gli equilibri. Tu prendi un giocatore del genere? Allora, non ha bisogno di un giocatore che sovverte gli equilibri, perché c'è un'amalgama e un gruppo che lavora benissimo. Come tu vedi, a parte i soliti protagonisti, però è una squadra che gioca bene insieme, quindi non ha bisogno questa Fortitudo di un giocatore che ipnotizzi la palla e se la tenga troppo in mano. Però sicuramente ha bisogno di un giocatore di sistema, come direbbe il caro Boniciolli, ma una combo guard, cioè un giocatore che possa giocare play per dare una degna... Ma da quintetto o da panchina? Da quintetto. Da quintetto, chi panchineresti? Allora, ma secondo me... Metti in panchina Fantinelli? No. Il quintetto, secondo me, significa che anche un sesto, settimo giocatore è uno da quintetto. Cioè può questo essere... È evidente, cioè gioca a basket, ci allora, sta. E quindi non è che il quintetto è... Non si può discutere. A livello magari di Fantinelli. Ti ho fatto un esempio. Il livello prendi Mascolo. Ok. Bravo, esatto. Mascolo può essere un tipo di figura che andrebbe benissimo. Potenzialmente ideale. Esatto. Lasciate perdere, ce ne sono altri mille come lui. È un giocatore che sarebbe di potenziale quintetto per questa Fortitudo. Tu, Max, prendi Mascolo o Fantinelli? Io prendo Fantinelli. Tu? No, io prendo in questo momento prendo Fantinelli, perché è già dentro la squadra. Poi se mi dici chi è più bravo per te tra Fantinelli e Mascolo, sì. Beh, allora ad inizio stagione probabilmente, secondo me, Mascolo ha qualche cosa in più. Ad inizio stagione, se mi dici a stagione in corso, dico Fantinelli è già dentro i meccanismi. Bene. Tu lo inseriresti in una Fortitudo oggi, Mascolo? Un giocatore tipo Mascolo? No. Perché? Perché secondo me c'è bisogno di un giocatore, io ti direi, prenderei più un giocatore alla Rosselli. Ah, cioè che possa stare in panchina e però quando entra ti fa 15 minuti ancora di qualità. Assolutamente. Mi dici un Rosselli di 2 anni fa, magari non di oggi. Il Rosselli della promozione. Però tanto Rosselli per della promozione è un'altra cosa. Rosselli della promozione sta in quintetto e non lo tocchi. Sì. Rosselli che è un 83. Ma sai, il concetto poi già di quintetto, cioè quando vai a giocare i playoff, in cui devi distribuire comunque minutaggi, e troviamo il discorso d'Eurolega, ma anche in A2 diventa così nei playoff, cioè sono giocatori che di vari Aradori, Fantinelli, bisogna mettere in condizione gli Aradori, Fantinelli, gli stranieri, gli Ogden, i Freeman, lo stesso Bolpin, di fare quei 20-25 minuti a partita. Cioè non devono stare in campo più di 30 minuti per a partita. Ti dico, deve per questo un che giocatore dico, a livello del quintetto. Un giocatore ma non che deve togliere un posto a uno. Allora, ci arriviamo dopo, magari ne parliamo con il nostro ospite. Messaggi.
Ancora, intanto dicono a Verona si vedrà la vera forza della Fortitudo, tra il primo e il secondo posto c'è una Trapani di differenza, questo è un dato di fatto, questa sembra sì, essere. Sì, però oggi anche dire che si vedrà il vero valore della Fortitudo con Verona mi sembra un po' eccessivo, Dopo 21 partite che sei primo, penso sia un po' leggermente capito più o meno cosa vale la squadra. Ancora, play, guardie e centro, non serve un crack, ma giocatori già pronti per la A2, come ne abbiamo visti mille in stagione, che vengono su dalla panca e che non prendono gli spigoli dei tabelloni o facciano tre falli in un minuto. Non serve un mascolo che costa un rene, ma un giocatore che fa il titolare in una media A2 di una squadra che non deve chiedere nulla al campionato. Legittimo in tutto e per tutto, poi ancora nessun media bolognese ha più intervistato Giorgio Viscariolo per sapere la loro versione sugli esoneri. Sarei curioso, spero in voi. Tanto non è stato esonerato Djordjevic, ma no, è un contratto che è andato a scadenza. Sì. Primo elemento. Scariolo è una situazione ben diversa, ma tu hai parlato con Sergio, vero? Io ho parlato con Sergio, ma di queste cose lui per rispetto, per il contratto per in rispetto, essere. No, per rispetto è sotto contratto. Per rispetto del contratto. Ah, okay. Ho appena detto, no, stavo proprio dicendo questo. E per ovvie ragioni, questa Virtus sta andando benissimo, quindi non ha nulla da dire. Cosa deve dire Scariolo? È stata comunque... Può anche una dire scelta... ma è anche stato più bravo di me, eh? Può dire quello che vuole. Ma molto difficile magari che un allenatore ti dica una cosa. Io non lo farei mai. Sei tu che riesci a purgare delle volte. Beh, a me se fai dire che uno è più bravo di me a presentare, io non è che faccio faccio facile. No, conosci, diventi fumantino. Sai, ci sono stati tanti detti e non detti da Scariolo nelle sue conferenze stampa, pre-esonero. Vabbè, sarebbe una bella intervista. Aspettiamo che scada questo contratto. E vedremo se avrà voglia di parlare. Sì, lui, non è detto che ne parli. Lui fuori dai microfoni accesi e fuori dai riflettori, no, mi ha detto questo, mi ha detto che è contento per come comunque sta andando. È sorpreso che tanti giocatori rendano così di più di quando c'era lui? No, allora io questa domanda non gliel'ho fatta. Peccato, dovresti. Peccato. Dovevi. Dovresti. Bravo Jack. Bene, no, vabbè, non gliel'ho fatta questa domanda. Non gliel'ho fatta questa domanda, però è sotto gli occhi di tutti che questa squadra sta girando molto bene. E io, tornando, perché parleremo ampiamente della Virtus dopo con l'ospite, visto che è un signor ospite di A1, è un nazionale, un ex nazionale. Tornando alla Fortitudo, la Fortitudo ha bisogno assolutamente di un buon cambio per un play guardia, perché Panni è un ottimo giocatore, ci mette della grinta, però non è un cambio così degno di Fantinelli. Ci scrivono, per me c'è bisogno di un giocatore che sale dalla panca, tipo Veronesi. Veronesi, io l'ho visto a Piacenza, è un 98, lo allena il mio amico Stefano Salieri, e ha fatto un partitone a Bologna, giocatore fisico, giocatore con del tiro, poi Selle un mago a pescare dei giocatori dovunque. Abbiamo visto anche Ali Begovic, comunque, anche lui è un bel giocatore. Io per quello che ho visto, prendo Veronesi. No, ma stiamo facendo... A parte che non mi piace mettere in una squadra il figlio di un dirigente, perché dopo non sai mai cosa puoi dire. Ma quelle cose tipo, c'è allenatore dicendo... Nando Gentile, metto dentro certo il figlio. No, ma non mi verrebbe mai. Non si parla più. Jack, non verrebbe mai, anche perché sta bene dove sta. Però stiamo dicendo la tipologia di giocatore. Giocatore rapido, veloce, che ha tiro e che ha grinta. Ci vuole un giocatore così. Ok, allora, pausa pubblicitaria. Quando torniamo... Vi diciamo già che l'ospite sarà un grande giocatore della nazionale, un eccezionale commentatore che è Matteo Soragna, quindi ci sarà tanto da chiacchierare. A tra poco.
Sei alla ricerca di un allenamento efficace e veloce per tonificare i muscoli, dimagrire e curare il mal di schiena? Prova gratis l'allenamento StoreFit. Solo 20 minuti una volta alla settimana per risultati rapidi e duraturi. Incluso nella prova gratuita, anche lo studio della composizione corporea mediante bilancia medica e la consulenza con il medical trainer laureato in scienze motorie. Chiamaci subito al numero verde gratuito 820 2044 per prenotare la tua prova gratuita e scoprire come l'allenamento StoreFit può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music. La miglior location, i party più esclusivi. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere. Provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Di nuovo in studio con Sport Club ed è pronto a chiacchierare con noi un simbolo della pallacanestro italiana, un grande opinionista, Matteo Soragna. Ciao Matteo. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Un piacere ritrovarti, già stato con noi nella passata edizione e siamo pronti a chiacchierare con uno di quei giocatori che ci ha fatto battere il cuore con la maglia azzurra e abbiamo sempre tanta voglia di emozioni. Poi magari parleremo anche di un tuo ex compagno di squadra che è Pozzecco, che come allenatore si è poi guadagnato la panchina della nazionale. E un unico flash lo vorrei fare, ma avresti mai pensato che Pozzecco sarebbe diventato un allenatore di un certo livello? Allora, quando giocavo assieme a lui non pensavo sarebbe diventato allenatore. Poi però l'ho visto allenare, cioè l'ho avuto soprattutto come allenatore a capo d'Orlando ed io ho capito che ha intrapreso quel tipo di carriera nel modo giusto e quindi con un atteggiamento ovviamente diverso in campo rispetto a come era da giocatore, no? Quindi molto preparato, che ha avuto anche l'umiltà di andare a fare l'assistente in Croazia, poi a Milano, quindi col desiderio anche di trovare la strada per crescere, quindi a dispetto di quello che ogni tanto è il suo carattere, che quello sarà sempre, però è un allenatore preparato e anche di struttura. Sai che non mi è piaciuto come l'ha trattato Tony Parker con quelle dichiarazioni post esonero, peraltro dopo una vittoria in Coppa, se mi ricordo, contro lo Zalgiris. Da Parker sì. Mi aspettavo più signorilità. È curioso perché poi voglio dire in campionato era 7 vittorie su 9 partite tra quelle allenate, ma poi insomma so che comunque si erano lasciati anche bene, nel senso che
c'era stato una, ovviamente un colloquio, dei messaggi molto cordiali, e poi la sera stessa di quei messaggi è uscita quella legnata lì, effettivamente non molto elegante, mettiamola così. Prego Luigi, a te. Io salto da Pozzecco a Milano. Come vedi questa Milano che aveva iniziato non benissimo in Eurolega, anzi piuttosto male, poi invece l'ultima partita contro il Barcellona sembra che le abbia dato un po' più di speranze? Beh, sicuramente adesso sta facendo molto meglio rispetto all'inizio, anche perché l'inizio è stato decisamente traumatico, ma anche in campionato, è tutto sommato. Nelle ultime 10, 6 vittorie e 4 sconfitte, quindi è un percorso da playoff tranquillamente. Ora ci sono ancora un bel po' di partite, la zona dei play-in non è nemmeno troppo distante, cioè c'è la possibilità di provarci. È vero che poi quando ritornano i giocatori, quando hai tutti gli effettivi, quando hai le rotazioni che ti eri messo in testa a inizio stagione, hai le chance per provare a raggiungere il tuo obiettivo, con tutti i problemi che hanno avuto, non all'inizio, perché poi all'inizio non riuscivano a giocare bene, non riuscivano a vincere le partite pur avendo praticamente tutta la squadra al completo. Ora sembrano aver trovato una quadra diversa. Max. Matteo, ti chiedo questo, in Eurolega Banchi ha detto proprio da poco e ha ricevuto anche risposta da Mike James, stretto giro di posta, si gioca troppo e si gioca in maniera troppo intensa, è lecito in un contesto di questo genere che ogni tanto una squadra come la Virtus per esempio, che ha di fatto in questo momento 10 giocatori e mezzo, perché Mascolo fa la comparsa, Lomac è un giocatore che in questo momento non si è ancora capito bene che cosa sia, è lecito che faccia come ha fatto in quest'ultimo tempo, in cui approfitta del rifutto di Shengelia, gli fa prendere fiato, dà una partita di riposo a Belinelli, ci sta, è un qualche cosa che è normale ed è da accettare in un'ottica in cui hai rotazioni ridotte? Guarda, io credo che tolto l'interesse e l'entusiasmo soprattutto che i tifosi bolognesi della Virtus hanno in generale, se parti con questi, cioè con l'idea che l'inizio meraviglioso e fantasmagorico della Virtus sarebbe poi continuato così, insomma erano forse delle pretese, no? Forse esagerate. La Virtus sta giocando una pallacanestro stupenda, molto divertente, hanno vinto partite fantastiche, ha fatto divertire, adesso fisiologicamente secondo me è normale che abbia un calo fisico, perché poi non hai tempo di allenarti, quindi quello che ti condiziona sono le partite. Quando hai i tuoi giocatori chiave, che sono giocatori molto esperti, perché chi tiene insieme la baracca ha anni e anni di esperienza e di chilometri nelle gambe, è normale che arrivi a un punto in cui puoi avere un calo fisiologico, quindi io credo che non ci sia niente di strano a un piccolo calo come quello che ha avuto nelle ultime, diciamo, 4 partite, perché poi non stiamo parlando di 15 partite dove proprio è scomparsa la Virtus, sono le ultime 4 dove ne hanno perse 3, ma ripeto, tra infortuni e un calo fisiologico ci può stare tranquillamente, per quello che poi hanno fatto vedere ci mancherebbe altro. Quindi ci può stare benissimo che Banchi dia anche dei turni di riposo, turnando ovviamente, però dia dei turni di riposo ai giocatori? Ma io credo che la gestione di Shengelia sia preservativa, diciamo, dove cercano di non aumentare il suo problema, il dolore alla schiena. Vedi, era nata la bimba, quindi magari approfitti di una partita, poi insomma hai avuto anche tu qualche problema fisico che ti hanno costretto a tirare il collo a qualche giocatore, quindi secondo me sì, ci può stare tranquillamente che vai un po' in gestione, perché i ritmi sono, nella sostanza i ritmi dell'Eurolega di quest'anno sono ritmi da NBA, quindi poco tempo per allenarsi, tanti viaggi, e quindi insomma così è tosta mantenere quella necessità che l'Eurolega però richiede, perché a differenza dell'NBA dove ci sono 82 partite, quindi quando ne perdi 3, 4, 5, 6 fa la differenza il giusto su 82, l'Eurolega non è così, tu hai i ritmi sia di campionato di Eurolega però con due intensità uguali, quindi è proprio una richiesta diversa.
Matteo, ti pongo una domanda perché se ne è parlata a Bologna e tu da uomo di campo e di spogliatoio queste cose le conosci molto bene. Si è scelto di non far giocare Belinelli con il Fenerbahce a Istanbul perché è diventato papà. Fatte ovviamente tutte le congratulazioni del caso e penso che tu ti associ. C'è però un altro aspetto da evidenziare. È stato giusto, secondo te, lasciare a casa un professionista, fermo restando che tu hai saputo solo che tutto è andato benissimo, grazie al cielo, tutto perfetto, nessuna complicazione. Nelle condizioni ideali, il giocatore non parte per una trasferta importante di Eurolega perché è diventato papà. Al di là di ogni polemica, i tifosi hanno poi vomitato fango ed è una cosa vergognosa. Ma al di là di questo, la mia è una considerazione molto più ovviamente equilibrata. Ti pongo la domanda, ti è già capitato ovviamente mille volte di avere il compagno di squadra che diventa babbo, c'è la partita importante. Cosa si fa in questi casi secondo te? Guarda, qualche anno fa quando Jasikevičius era al Žalgiris, gli era stata fatta una domanda sul suo giocatore, non mi ricordo chi era, che però era volato, forse un suo americano, che era volato addirittura negli Stati Uniti per assistere alla nascita del figlio e della figlia, e Jasikevičius in conferenza stampa disse: ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, questa è una partita di basket che stiamo paragonando alla nascita di un figlio, cioè, ma io non mi sono neanche posto il problema, gli ho detto io ti compro io il biglietto. Quindi finché Belinelli, la società, banchi e tutti sono d'accordo, io non vedo dove sia il problema proprio. Quindi poi io sono stato giocatore e ognuno poi ha la sua visione. Non sono stato tifoso e ognuno ha la sua visione, però mi sembra che per quello che sta facendo tra l'altro Marco in questa Eurolega, cioè, l'ultimo problema è andare a giocare una partita a Istanbul contro il Fener, che nelle partite precedenti aveva 7 vittorie su 9 partite, quindi una squadra estremamente in gas, dove magari avresti fatto fatica. Nasce una figlia, e se c'è un accordo tra le parti e tutti sono soddisfatti, ma dove sta il problema, insomma? Perfetto. Luigi? Torno al tema fondamentale. Il respiro e il break, visto mi riattacco a quello che diceva Max Cocchi, se tu fossi l'allenatore della Virtus, lo daresti in Eurolega o nel campionato? È una bella domanda, ma io non sono l'allenatore della Virtus, quindi io non li vedo quotidianamente. E assieme a tutto lo staff medico e atletico e via dicendo. Quindi detto questo, l'Eurolega ovviamente ti dà una consapevolezza e anche un'immagine, diciamo, dall'esterno. Il campionato è il vero obiettivo assieme alla Coppa Italia. Detto che non è che puoi tanto programmare, perché una volta quando giocavi una volta a settimana o al massimo le 2 volte a settimana con l'Eurolega, però avevi sempre un paio di giorni tra una partita e l'altra per allenarti, allora lì facevi carichi di lavoro, dicevi qual era la manifestazione, magari prima della Coppa Italia rallentavi un po' per avere poi invece lo sprint per il primo trofeo della stagione, che dicendo ora non si può più fare così, e ti adatti, semplicemente ti adatti. Ovviamente per me, per la Virtus, guardando da fuori, Coppa Italia e il campionato sono i 2 obiettivi primari. Fare molto bene in Eurolega è un obiettivo e lo stanno facendo. Magari se perdi 2 partite in più in Eurolega non è che succeda poi tanto, insomma. Allora, c'è un messaggio da leggere che arriva da casa. Alla F, alla Fortitudo, uno come Soragna sarebbe perfetto, non di quel livello lì ovviamente, che non verrebbe mai in A2, ma la tipologia di giocatore, gran difesa e canestro se serve. Matteo, ci puoi dire chi secondo te, che non ha molti minuti in A1, potrebbe andare in una Fortitudo? Domanda difficile, lo so, tanta stima per te, anche se giocavi a Treviso. Ti fai venire in mente un nome? Mamma, se detta così è difficile proprio, anche perché insomma poi durante il campionato non è semplice trovare uno che rinunci, però che magari non ha tanto spazio in A1 per poi averne tanto magari invece in A2, perché poi se devi aggiungere qualcuno che sia funzionale, no? A tutto il gruppo. Ora io molto onestamente non,
non sto seguendo tantissimo la 2, quindi non potrei nemmeno dare un giudizio che sia quantomeno credibile. Ho buttato un nome, uno come Mascolo, lascia perdere che gioca in Virtus, sarebbe un giocatore adatto per provare una promozione in A1 in maglia Fortitudo? È un giocatore che ha già esperienza in Serie A, che ha punti nelle mani, che ha la capacità di creare dal palleggio, quindi un giocatore così è un giocatore che poi in A2 anche serve molto, quindi insomma, ripeto, è un giocatore che ha già dimostrato a un livello superiore di essere uno che non ha paura di niente e che ha la faccia tosta anche per produrre molto, quindi perché no? Beh, prima Max suggeriva il nome di uno alla Guido Rosselli, se ben ricordo. Sì. Beh, Guido Rosselli aveva certamente delle analogie anche come ruolo con Matteo Soragna. Sì. Poi vabbè, Matteo era un livello superiore, ma Guido è uno che ha dato tanto e quindi non dico che ti avrei visto in Fortitudo perché tu eri abituato, ti dico, ad altri palcoscenici, ma poi la Fortitudo nei tuoi anni è stata un grande palcoscenico perché è stata una fiera avversaria, no? No, beh, ma sì, quegli anni lì, voglio dire, erano le squadre che vincevano, diciamo, no? Sì, da Treviso, Fortitudo, quindi quelle che si giocavano poi, che giocavano in Eurolega, quindi c'è stato un momento in cui c'era la possibilità con Repish che ci eravamo annusati, poi però ovviamente non si fece più niente. Ti hanno chiamato mai Virtus e Fortitudo? Guarda, con la Virtus l'anno di Sergio Scariolo, quando arrivò prima del caso Becirovic, 2003. Diciamo che eravamo molto 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 vicini. Nel 2003? Poi, ma eri un ragazzino, tu sei un 75, no? Sì, beh, ragazzino mica tanto, però era l'anno in cui poi quell'estate... Ah, scusa, 93, cioè 2003, certo, avevi già 28 anni, ok, stavo sbagliando io. Quindi, ti voleva Sergio? Eravamo praticamente già con l'idea, poi dissi, guarda, fammi aspettare di vedere cosa succede con Becirovic, perché non vorrei mai... E poi successe quello che successe, quindi niente. Beh, ci hai preso, No, vabbè, non è che ci ho preso, però c'era voglio dire, quello che stava succedendo era abbastanza importante e non c'erano garanzie per nessuno, quindi dissi, aspetta Madrigali... un secondo, vediamo... Ti avrebbe pagato con dei bond fasulli, quindi non so se non avresti fatto sto gran affare. La Virtus avrebbe fatto un affare da Verti, ma non in quelle condizioni, perché insomma, alla fine hai scelto bene, ecco, non si scappa. Prego Max, a te. No, dicevi prima giustamente, Matteo, che l'Eurolega della Virtus sino a questo momento è stata semplicemente fantastica. Ti chiedo, visto che siamo allo sprint finale, le ultime 10 partite in cui le squadre sono raccolte in pochissimi punti, tutte daranno il massimo. Io ho sempre detto, se la Virtus arriva tra le prime 6, c'è da fare un monumento equestre a Banchi. Se arriva tra la sesta e la decima, Banchi ha fatto una gran cosa. Cosa ne dici? Io sono assolutamente d'accordo, non bisogna cercare di rimanere il più oggettivi possibile anche quando una squadra fa così bene. E la Virtus ha espresso, meritatamente tra l'altro, una pallacanestro veramente bella, divertente, con i protagonisti sempre belli inquadrati. Presumo che all'inizio della stagione, poi figuriamoci col cambio dell'allenatore a ridosso, no, dell'inizio della stagione, io presumo che nemmeno in Virtus, se qualcuno diceva, oh guarda che saremo secondi e terzi abbondantemente dopo il girone di andata, gli dicevano, ascolta, io ti voglio bene, ma il Lambrusco lasciano nelle trattorie. Quindi questo però non deve far pensare allora che la Virtus sia obbligata a rimanere terza, seconda, sempre in questa Eurolega. Se dovesse arrivare nelle prime 6 ha fatto un percorso meraviglioso, quindi... solo credito e merito a quello che sta facendo Bologna. Ok, altri messaggi, complimenti per te, sono tantissimi, sei stato un fiero avversario davvero, ma nonostante tutti gli insulti che ho preso a Bologna negli anni, nonostante quello. È normale, ma li prendi anche da telecronista? Meneghin ogni tanto qualche nome se lo prende, in realtà Meneghin, persona di una squisitezza unica, è anche un'eccezionale seconda voce. Io stravedo, come ovviamente Matteo. Succede perché gli hai dato tanti dispiaceri. Ma sì, ma guarda, i nomi si temono tanto,
Perché si danno dei nomi quando un giocatore è scomodo, è un avversario. Esattamente. Io poi te l'ho detto, Matteo Saragna, me lo ricordo, io allenavo al playground di Giardini Margherita, me lo sono trovato contro, mi ha fatto 28 punti, quindi io mi sono messo avanti a odiarti che non eri ancora in Serie A praticamente, eh? Eri a Biella. Però ti ho poi amato in nazionale e non ho potuto far altro che perdonarti e idolatrarti. Grazie, grande Saragna, grande giocatore, ancora più come commentatore NBA, chapeau. Poi dicono, Mascoli e Voldenstein, per la fortitudo ti puoi permettere a quel punto anche di tenere Morgillo. Per la fortitudo Pippo Ricci sarebbe ideale. Saluti da Mauri da Riccione. Ci sarebbe un'aggiunta giusta per la Virtus oppure bene così? No, non ho capito, scusami, era una domanda. Allora, per me. Ti domando, della fortitudo l'abbiamo detto, ma per la fortitudo Pippo Ricci sarebbe oggettivamente un giocatore inacquistabile in questo momento, cioè parliamo, certo, di un giocatore che ha minuti importanti in una squadra da Eurolega. E il concetto che per la fortuna si possono fare tanti nomi ed è un discorso. Per la Virtus non c'è nulla da aggiungere, tutto perfetto? Ma io credo che debbano stare così, perché poi quando sono tutti sani hanno comunque una rotazione bella profonda con tutti i ruoli coperti, quindi non credo ci sia la necessità poi di aggiungere qualcosa. Sono già una squadra super competitiva sia in Eurolega che in campionato. Perfetto. Cioè, non è che super competitiva, sono lì per vincere anche il campionato del Coppa Italia. Ma dico una cosa che forse è un po' una bestemmia in chiesa. Si gioca meglio senza Teodosic? Non la sto dicendo, dai, punto interrogativo dopo. Come la vedi? Ma non credo che sia si gioca meglio, si gioca peggio. Cioè, Teodosic ha fatto le fortune della Virtus, quindi è un giocatore che su alcune cose ti costringe un po', e parlo ovviamente difensivamente, ma poi offensivamente invece fa giocare meglio gli altri, sviluppa gli altri, mette nelle condizioni gli altri di tirare piedi per terra con 18 metri di spazio, quindi è una pallacanestro diversa e può piacere, può non piacere, può essere più funzionale per una squadra o meno funzionale per un'altra. Allora c'è un messaggio interessante: Barcellona, grande squadra, allenatore scarso. E cosa ne pensi di Sacchetti? Ultimamente dove va? Fa danni. Messaggio da casa, ambasciatore, non porta pene, vai. Ma guarda, il Barcellona è secondo in Eurolega, quindi fin quando uno è secondo in Eurolega non penso che stia andando malissimo, tutto al più in una stagione, diciamo, da esordiente pieno, no? A quel livello, quindi diamo di tempo, tanto ogni stagione deve essere poi gestita e giudicata alla fine, dopo che tiri le somme. Su Sacchetti io credo che la storia di Meo sia la storia di un allenatore che dove va fa bene, quindi. E poi un bravo allenatore chi è? Dipende dagli obiettivi. Luca Banghi. Cioè, se tu vuoi vincere, un bravo allenatore è quello che ti fa vincere. Se tu vuoi giocare bene, un bravo allenatore è quello che ti fa giocare bene. Se tu vuoi sviluppare i giovani, è quello che sviluppa i giovani. Quindi è in base all'obiettivo, semplicemente. Per vincere chi prendi? Tra chi? Obradovic, Messina, Scariolo e Banchi. Ma vabbè, io vado con la risposta più facile. Obradovic ha vinto più degli altri, quindi prendo Obradovic. Perfetto. Per far crescere i giovani chi prendi? Una bella... Vado, diciamo, il voto su Banchi, perché poi è tutto il percorso delle giovanili, è tutto il percorso di giocatori che ha tirato su, quindi ma rimarrei con Banchi magari. Ok. Per retrocedere chi prendi invece? Io perché ho il patentino dell'allenatore, quindi prendo me. Perfetto. Allora vai Luigi, vola. Parlaci un attimo delle rivelazioni dell'NBA. Allora, Doncic non è più una rivelazione, 73 punti l'altro giorno. Raccontaci, dici un attimo i 5 giocatori che per te sono in questo momento giocatori veramente che entusiasmano. Allora bisogna vedere anche rispetto all'età, è normale che per adesso sullo scontato, ma non è per adesso, ma è fra 2-3 anni, Wembanyama, bisognerà capire cosa può raggiungere questo ragazzo, perché con le dimensioni che ha, con le leve che ha e quello che sta facendo vedere in una squadra che è scarsa, dove lui è anche messo in difficoltà perché fa delle cose adesso che non dovrebbe fare, ed è normale che sia, insomma, quello che per adesso dici che roba che può essere.
a Oklahoma i Thunder, Gilgeous Alexander, che non è un rookie, non è, è già 4-5 anni che gioca, però sta facendo una stagione da MVP ed è di una continuità senza senso, senza senso. Sempre a ovest ti direi a Minnesota Anthony Edwards, perché con quel telaio lì poi sta migliorando tecnicamente, sta aggiungendo qualcosa ogni anno ed è una macchina da highlights, perché ti offre veramente delle giocate in qualsiasi modo, giocate che ti fanno innamorare proprio della, della pallacanestro. Chi altri? Giovincelli, che vabbè, c'è Holmgren sempre a OKC, però anche lì è il, ma è un rookie al secondo anno, anche se il primo anno non l'ha giocato, quindi, però anche lui è il prototipo del giocatore moderno, nuovo, dell'evoluzione, no? Quella che ha iniziato ad Edocumbo e che adesso con quei telai lì stanno facendo vedere i nuovi. Sono curioso di vedere la sua crescita anche dal punto di vista fisico-atletico. E poi parliamo dei vecchi, perché l'altra notte mi sono visto il match tra Golden State e Los Angeles, Curry da urlo e poi due liberi decisivi di LeBron, cioè due giocatori, uno dell'84, uno dell'88, ma uno spettacolo puro. Ancora un messaggio per te, e insomma sembra che Paiola abbia un piccolo infortunio, ci dice Carlo, ma al di là di ciò la domanda è già un leader? Cosa ne pensi? E chi? Di Alessandro Paiola. Guarda, io sono un grande ammiratore di Paiola, da tempi non sospetti, perché quando hai quel tipo di atteggiamento sei un compagno di squadra amato, e quando sei un compagno di squadra amato vuol dire che stai già funzionando per quello che è lo sport di squadra. Io mi aspetto da Ale dei miglioramenti sensibili offensivamente parlando, perché ce l'ha, lo ha già dimostrato nella stagione, due stagioni fa l'ha dimostrato proprio di essere un giocatore andando lo scudetto che può tranquillamente andare in doppia cifra, e quindi andando in, non perché a doppia cifra sia un obiettivo, ma perché con quell'impatto difensivo, se vai anche in doppia cifra tranquillamente, sei un giocatore proprio di altissimo livello, perché giochi ad alto livello su tutte e due le metà campo e sei un giocatore soprattutto impattante. Vero, vero. Velocissimo, Max, che siamo in chiusura. Ti chiedo, ritornando all'NBA, secondo te, in questo momento, chi è l'europeo più decisivo in NBA? Guarda, tanto la scelta è tra Jokic e Doncic, quindi la verità è che Jokic ha già vinto e Denver è sempre là in alto. Doncic, che è un giocatore che è pazzesco, non ci sono più aggettivi per definirlo, però ha dei problemi dal punto di vista dell'atteggiamento, e quello può essere quello che gli fa fare il mezzo passettino indietro, ma stiamo parlando però di un giocatore che è là in alto nel gota della pallacanestro, però quel tipo di atteggiamento lì è un atteggiamento che rischia poi di non fargli esprimere la totalità della sua grandezza e della sua grandiosità. Quindi per adesso io metto Jokic sopra Doncic. Chiudo con un messaggio: Banchi ha fatto meglio di Scariolo? Forse farà meglio, la stagione non è finita ancora. Scariolo, Eurocup e due finali scudetto. Banchi, speriamo, ma i conti si fanno alla fine. Bravissimo Soragna, dice Andrea. Su questo messaggio noi ti salutiamo, ti ringraziamo e continueremo ovviamente ad ascoltarti nelle tue cronache. Un abbraccio. Grazie mille. Ciao Matteo. A Matteo Soragna, ciao. Qualche consiglio dalla regia e poi torniamo per il finale di Sport Club. A tra poco. Ciao, grazie. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del 700. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548.
Sai che esiste un ristorante dove puoi gustare carbonara, fritti, tiramisù e alzarti da tavola leggero? È il ristorante Libra di Bologna, in via Testoni 10, premiato con una forchetta dal Gambero Rosso. Vieni a trovarci. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music. La miglior location, i party più esclusivi. Prima Barcellona, poi il Partizan. I vostri pronostici? Bah, secondo me la Virtus... Allora, si è visto un Bellinelli comunque affaticato anche ieri. Io penso però che Bellinelli si sia ripreso dalla notte insonne del parto e quindi se ritorna il Bellinelli, come penso, di 15 giorni fa, il Partizan è alla portata. Con Barcellona? Barcellona pure. Sono due partite che si può giocare una tripla. Vai. Mi stupirei se vincessero almeno una delle due. Cioè saresti io già felice così. Le possono perdere entrambe, dici? Secondo me sì. Barcellona secondo me non può fare due partite come... C'è due partite in fila come quella che ha giocato a Milano. Il Barcellona non entusiasma, francamente. No. Squadra che va molto a strappi. Sono d'accordo con l'ascoltatore che scriveva che l'allenatore non è un fenomeno, però effettivamente, come diceva Matteo, è poi secondo. Ha poi una rosa che è fenomenale. In più si sta allenando con loro Ricky Rubio. Non succede, ma se succede... Vabbè, ah, è come inserire uno più forte di Campazzo. Sì, appunto. Che Campazzo al Real, Rubio al Barça, io tra i due... Adesso non so chi sia meglio per un fatto anche psicologico, perché ha un po' mollato Rubio. Però io tra Rubio e Campazzo, in ottica NBA, avrei preso Rubio e non Campazzo. Vincerne una è bella grazia, altrimenti il messaggio è... Altrimenti si rischia, beh, sono rischi che si devono correre, il livello è altissimo. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, noi ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre con Sport Club, state con noi.